A San Feliciano, sulle sponde del lago Trasimeno, un gruppo di donne porta avanti ancora oggi un'usanza secolare, l'arte del merletto. Le merlettaie, guidate dalla signora Antonella, seguono gli insegnamenti di Giuliano Ferri, il pescatore che per primo ha ispirato questa attività. Io qua sto facendo un quadrato, si mette su un telaio tesa e si ricama. Qui farò una Madonnina col bambino. Giuliano Ferri insegnava. Io gli ho detto no, io questo non lo imparo, perché come fa a impararlo? No, no, guarda, guarda, guarda. Io ho guardato 10 minuti, un quarto d'ora le sue mani. Poi mi sono messa vicino e ho imparato. A 7 anni ho imparato a fare la rete, ma quella da pesca. Ho preso un finestrino, un vecchio nantelaide e un finestrino. E poi lì ci ho montato la rete, ci ho cucito la rete e poi ho cominciato. Ho fatto un'occhettina di 4-6 punti, così insomma. E da lì, dopo ho lavorato parecchio. Le merlettaie realizzano vestiti, cappelli, quadri, coperte e cuscini con colorati ricami dai soggetti più disparati. Per fare una rete occorre il filato, occorre quello che in gergo viene chiamato l'onnolbo, questi che sono i calibri, diciamo così, le misure per l'ampiezza della rete. È una tradizione tramandata dai pescatori, perché loro ancora rammendano, chi fa la pesca rammendano le reti con questo, con questi movimenti. Col computer e col telefono non si fanno questi lavori, non si fanno. Oggi affrontano il problema di trovare eredi di questa tradizione, per non far scomparire una delle attività da sempre legata al Trasimeno. Abbiamo fatto delle esperienze con dei ragazzi delle scuole sia medie che elementari ultimamente. E è stata un'esperienza bellissima, perché questa sala era piena, i ragazzi entusiasti e, a dire la verità, più i maschietti che non le femminucce. È una tradizione che va a scomparire se non viene la gioventù. Ed è un po' difficile trovare i ragazzi che adesso mettono a ricamare. Le persone si fermano, rimangono così per i lavori, per come uno lavora. E noi i giovani non si approcciano, perché per loro è un tempo sprecato.